Cari amici di canale San Matteo Salerno, benvenuti in questo nuovo video. Quest'oggi siamo qui a Salerno per la processione dedicata a Sant'Antonio di Padova, oggi 13 giugno 2023. Adesso giro la telecamera e vediamo l'uscita del santo. Al termine faccio vedere le riprese, invece metto le riprese che ho fatto nel pomeriggio. Di Sant'Antonio ne abbiamo parlato approfonditamente nella puntata della Storia dei Santi, la 10ª puntata della prima stagione. Vi raccomando, andatela a sentire, perché veramente Sant'Antonio è un santo che dobbiamo un po' riscoprire tutti quanti. Venne definito Papa Gregorio IX il martello degli eretici, e non a caso. Lui aveva questa lingua d'oro, tant'è vero che la lingua è rimasta incorrotta proprio perché lui ha annunciato il Vangelo veramente in maniera impressionante. Ci troviamo, come dicevamo, a Salerno, ci troviamo davanti alla chiesa della Madonna Immacolata, dove ci sono i frati, e stiamo attendendo l'uscita della processione dedicata a Sant'Antonio di Padova. Sant'Antonio non è un santo italiano, nacque a Lisbona e poi per varie motivazioni, in particolare lui divenne agostiniano, entrò nel capitolo della cattedrale di Lisbona, però vide i 5 protomartiri francescani ed ebbe questo desiderio di diventare frate, uno, ma in particolare del martirio e delle missioni. Allora lui voleva andare in Africa, ma non ci riuscì perché un naufragio lo fece sbarcare in Sicilia e poi risalì tutta l'Italia fino ad andare ad Assisi, dove era riunito nel 1230, se non erro, il congresso, una sorta di congresso, chiamiamola così, una riunione che San Francesco fece con i frati alla Porziuncola, e lì poi si fece notare anche per la sua predicazione. Sono famosi alcuni miracoli del santo, come per esempio quello là di Ravenna dei pesci. Sant'Antonio doveva predicare, però iniziò a predicare, però la gente non lo stava a sentire. Allora si avvicinò al mare e i pesci salirono a galla proprio per ascoltare le sue parole. Attendiamo ancora l'uscita del santo. Prima che esca la processione, mi preme dirvi che finalmente abbiamo ricominciato questa rubrica, che poi era la principale del canale fino alla pandemia. Finalmente abbiamo potuto ricominciare. Mi dispiace non aver potuto portare la processione del Corpus Domini, però spero che vi abbiate partecipato prima di tutto alla messa e poi alla processione, però la messa era importante. Le letture tratte dal messale francescano di oggi ci fanno vedere, ci delineano un profilo evangelico di Sant'Antonio con la sapienza. Il libro della sapienza dice: preferì ascetti a troni la sapienza di Dio, stima in nulla la ricchezza al suo confronto. E San Paolo dice che è l'arma che proprio serve per annunciare Cristo, no? Quest'arma, proprio la sapienza di Dio.
e l'antifona d'ingresso prende le parole del profeta Isaia: lo spirito del Signore è su di me. È proprio questo quello che Sant'Antonio è stato, guidato dallo spirito del Signore, come oggi nel Vangelo della festa di Sant'Antonio del Messale Francescano indicava il Vangelo di Marco: andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo ad ogni creatura. Questo è l'invito che Gesù fa prima di ascendere al cielo e che Sant'Antonio davvero ha seguito e ha onorato questo mandato del Signore. Il popolo è molto presente, per fortuna, perché sembra che questa fede eretica, no? Gli eretici stiano tornando in mezzo a noi, un po' come era nel 1200 per Sant'Antonio. Però questo popolo che è qui presente viene a onorare il santo, è attirato da lui proprio per la sua santità. E ora vediamo l'uscita della processione.
Thank you.
Signore, vieni presto, mio Dio. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, secoli dei secoli. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, e portaci in cielo a tutte le anime, specialmente le più bisognose, la tua misericordia. Santa gloria al Padre, prega per noi. Per le famiglie in maniera particolare, dai bambini a San Valentino, dalle strade,
Sequeris miracula, mores error calamitas, demon lepra fugiunt, egris surgum sani. Sedunt mare vincula, membraresque perditas, petunt et accipiunt, iuvenes et cani. Pereum pericula, cessat et necessitas, narrenti qui sensiunt, dicant paduani. Sedunt mare vincula, membraresque perditas, petunt et accipiunt, iuvenes et cani. Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto. Sedunt mare vincula,
membrares quae perditas, petum te tacipiunt, juvenes et canis. E allora io da qui vi saluto con la statua di Padre Pio, con l'immagine dell'Immacolata, l'interno della chiesa, l'avete già visto, allora anche qui con la croce. Io vi saluto, vi indirizzo prima proprio della cosa finale ai video dedicati del video dedicato a Sant'Antonio, la storia dei santi proprio nella prima stagione, alla puntata decima, e poi al termine del video ci sarà l'inno a Sant'Antonio, mentre quando siamo andati in chiesa avete ascoltato il responsorio in latino dedicato sempre al santo. E allora io vi saluto, viva Sant'Antonio, viva Maria e viva San Matteo nostro patrono. Ciao, ci vediamo allora in un prossimo video.